Il campo di cui parla Gesù, in cui nottetempo un maligno semina la zizzania, è il personaggio. Nel personaggio sono state inserite da Dio, da maligno, opere che apparentemente creano la difficoltà per il bene di affermarsi. Ebbene, Gesù fu chiaro: alla fine della vita ci sarebbe stato pianto e stridore di denti, ma non certo per le anime. Le anime sono il buon grano, le anime sono anima di Dio calato nel reale, e l'anima di Dio è talmente immarcescibile che non può mai contaminarsi veramente con il male e con il peccato. Di conseguenza, chi andrà veramente infornato sarà la zizzania, quella immessa nel personaggio. Saranno i personaggi, semmai, essere definiti poi alla fine come cattivi, degni di essere eliminati. E saranno realmente eliminati, perché la vita eterna è come un insieme di libri, una biblioteca, in cui ci sono libri che sono letti e ci sono altri che alla fine sono stati bocciati e che nessuno leggerà più. Di conseguenza, noi nel nostro futuro, nel nostro paradiso, se non ci occuperemo di personaggi che avremo giudicato cattivi, in sostanza li manderemo all'inferno, perché gli negheremmo possibilità di esistere e di vivere, quando l'esistenza dipenderà dalle scelte volontarie che noi faremo di immedesimarci con questo anziché con quello.